non ne verremo fuori. Questa è una terra di confine, una terra ricca di elementi di diversità, anche di contraddizione. La storia deve fare il suo corso, la storiografia deve poter esaminare questi elementi con tranquillità, con serenità, e noi dobbiamo pensare che questa identità che noi abbiamo è un'identità composita. È un'identità composita, c'è niente da fare. Questa è la forza di questa terra. Se noi riusciamo a mantenere questa complessità, questa ricchezza, diventiamo interessanti anche per l'Europa. Se noi cominciamo a dire e a fare no, questo sì, quest'altro no, diventeremo una propaggine della periferia, no, litigiosa, di questa Europa. Questo dobbiamo veramente ricordarci. Ecco perché dico queste proposte che creano formazione, ma anche una sensibilità comune, abitudine a stare insieme, a giocare insieme, a fare spirito di squadra insieme, sono molto importanti. Perché noi abbiamo avuto una fase dell'Euregio dove ci si parlava soprattutto tra politici. Ora entriamo finalmente in una fase dove dai politici dobbiamo scendere le comunità. E sono comunità diverse, sono comunità che hanno storie diverse, dove si parlano lingue diverse e dove dovremo imparare anche a conoscere la lingua dell'altro. La musica unisce. Sembra una frase retorica, ma mai come in questo momento la musica può unire. Se lo faremo con intelligenza, io penso che questa scommessa sarà vinta. Grazie.